Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video risposta sui tarocchi, però questa volta non farò come ho fatto nel video precedente in cui avevo raggruppato tutte le domande, avevo risposto in un unico video, ma ho deciso che d'ora in avanti, quando mi arriverà una domanda, dedicherò un video solo per quella domanda. Ovviamente se il concetto è, diciamo, interessante e magari abbastanza vasto da poterci fare un video sopra. Se sono chiarimenti veloci, ovviamente risponderò semplicemente via mail. Però, quando le domande sono come quella che mi è arrivata adesso, ritengo che un video possa essere utile perché la persona mi chiede: ci sono delle combinazioni di carte o una stesa che ci possono aiutare a capire se un rapporto d'amore è karmico o se quella persona è la nostra anima gemella? Tu quale hai riscontrato? Poi va avanti la domanda e mi chiede: c'è una combinazione che ci possa rivelare se una persona è quella della nostra vita o quella con cui ci sposeremo? Qui ci sono praticamente quattro concetti importanti in un'unica domanda, perché c'è il concetto di karma, il concetto di anima gemella, c'è il concetto di persona della nostra vita, su cui c'è un ampio discorso da fare, e poi il concetto di matrimonio. Quindi in ogni caso si parla di rapporti d'amore, ma sono tutti concetti molto diversi tra di loro. Io vorrei prima di tutto fare una brevissima introduzione su che cosa sia il karma e che cos'è un rapporto d'amore karmico, perché ho notato che su rapporto d'amore karmico e anime gemelle c'è tantissima confusione, perché qualcuno è portato a pensare che sia la stessa cosa. In realtà sono due cose completamente diverse, perché le anime gemelle sono due anime che sono state predestinate ad amarsi, in cui c'è una fortissima affinità, il rapporto che hanno è assolutamente positivo, lineare, equilibrato, non ci sono particolari contrasti, c'è una profonda affinità su tutte le sfere, quindi quella fisica, quella intellettuale, quella spirituale, ci sono veramente tantissime e profonde affinità fra queste due persone. Quindi si parla di anime gemelle perché il rapporto è talmente positivo, talmente profondo, talmente intenso che si è portati a pensare che quelle due anime sono predestinate ad amarsi. Poi c'è anche tutto un discorso da fare sul concetto di vita passata, vita presente, vita futura. Non è detto però che le anime gemelle siano anime che si sono incontrate in un'altra vita, ovviamente per chi crede nel concetto di vita passata, però in generale non è detto che sia così. Comunque c'è una predestinazione. E devo essere sincera, io nei tarocchi non ho mai riscontrato, nelle mie stesure comunque, delle carte che mi portassero a pensare che quel rapporto fosse il rapporto di due anime gemelle. Perché anche quando comunque ci sono delle carte positive che fanno pensare a un rapporto d'amore molto luminoso, molto in equilibrio, molto felice, con tantissima affinità, io comunque non ho mai pensato, non sono mai stata portata comunque a interpretare le carte parlando di anima gemella. Quindi, per rispondere alla domanda tu quale hai riscontrato, io sinceramente questa cosa dell'anima gemella non l'ho mai riscontrata e non vi saprei neanche dare una stesura, diciamo, da manuale dicendovi se esce questa significa che c'è l'anima gemella, perché in realtà ogni stesura è sempre diversa, ci sono sempre delle piccole variazioni all'interno. E soprattutto c'è una variabile fondamentale che è la persona che vi chiede il consulto. Quindi, a parità di stesura, cioè se voi fate due stesure a due persone diverse ed escono le stesse identiche carte, non è detto che vada interpretata nello stesso modo. Per questo vi dico sempre: non fate le letture da manuale, ma guardate sempre l'intuizione del momento e la persona che avete davanti.
perché a parità di stesura la differenza fondamentale la fa la persona. Perché magari io posso chiedere una stesura e mi escono tre carte, non so, le dico a caso, la luna, la temperanza e il mondo, poi magari un'altra persona fa la stessa domanda, escono le stesse carte, ma la persona è diversa, le esperienze di vita sono diverse, quindi l'interpretazione non può essere identica. È ovvio che le carte hanno lo stesso significato. Ma ricordatevi che i significati delle carte vanno poi trasferiti sulla persona che vi sta chiedendo il consulto, quindi voi dovete analizzare quelle carte rapportate alla persona, perché altrimenti diventerebbe una cosa fredda, diventerebbe una cosa davvero da manuale in cui non c'è spazio per nessuna variazione. Quindi io non vi posso dare delle combinazioni di carte dicendovi se escono queste, state sicuri che significa questo. Può significare questo, ma bisogna sempre vedere qual è la situazione di quella persona, qual è l'esperienza di quella persona, quali sono i desideri di quella persona. Quindi, insomma, la cosa è un po' complicata e diciamo che sull'anima gemella io posso dire ben poco perché non mi è mai successo di riscontrarlo. Invece, per passare al rapporto karmico, quando vi dicevo c'è una grande differenza, perché il rapporto karmico non ha nulla a che fare con il concetto di anima gemella. Il karma è un concetto, diciamo, principale delle filosofie o delle religioni orientali, perché è strettamente legato al concetto di reincarnazione. Karma è una parola che ha origine dal sanscrito e significa fare, agire. E questo concetto è legato alla reincarnazione perché si pensa che il karma abbia a che fare in qualche modo con quello che è accaduto nelle vite passate. Quindi c'è stato praticamente un rapporto di causa-effetto in cui noi abbiamo compiuto determinate azioni e se queste azioni sono state positive, nella vita successiva noi ci ritroveremo delle ricompense oppure delle punizioni se le azioni non sono state, diciamo, positive. Per dirla più semplicemente, il karma è il, raccogliere quello che noi abbiamo seminato, quindi diciamo che è una legge universale secondo la quale noi dobbiamo completare un ciclo, quindi ci sono delle vite che si susseguono e tutte le volte che noi lasciamo qualcosa di incompiuto, ci ritroviamo nella vita successiva il debito karmico, che è quello che ci spingerà ad agire in un determinato modo per andare a riparare o comunque a compiere quello che non abbiamo compiuto nella vita passata. E ci riporteremo dietro questo debito karmico finché le cose non saranno state compiute, finché noi non avremo completato il ciclo. È un discorso molto complesso, molto filosofico e io non sono assolutamente un'esperta né di filosofia né di karma, quindi vi posso dare delle indicazioni molto generali. Ma per arrivare al centro della domanda che mi è stata posta, possiamo dire che il rapporto karmico è un rapporto che è esistito tra due persone in una vita precedente e che in qualche modo si ripresenta nella vita attuale. Però non è detto che sia stato per forza un rapporto d'amore, può essere stato anche un rapporto di un altro tipo. Quindi se noi in questa vita attuale abbiamo un rapporto d'amore che è karmico con una persona, non è detto che nelle vite precedenti quelle due persone siano state legate da un amore, ma magari sono state legate da altro tipo di rapporto, magari erano fratello e sorella, padre e figlia. Quindi insomma, non è detto che sia sempre stato un rapporto d'amore. E di solito la caratteristica principale che ha è che è un amore molto contrastato, molto duro, ci sono delle prove molto difficili da superare, quindi non è assolutamente un rapporto che fa stare bene e che fa stare sereni, anzi, al contrario, è un qualcosa che provoca veramente molta sofferenza, è molto intenso, è molto travolgente, ma anche molto sofferto, perché ci sono queste prove difficili da superare. Di solito un rapporto karmico è un rapporto che inizia da subito con qualcosa di molto travolgente, c'è un'intensità che si percepisce da subito
E c'è subito questa frenesia di voler lottare per ottenere qualche cosa. E lo scopo di questi rapporti karmici è riparare a qualche mancanza delle vite passate, quindi in qualche modo cercare di portare a compimento delle cose che non sono state compiute. Questo perché? Per riportare un equilibrio. E poi riuscire a liberarsi da questo rapporto karmico, perché di solito chi ha un rapporto karmico in qualche modo vuole riuscire a svincolarsi, quindi non è una cosa in cui ci si sta bene, anzi ci si sta male. Per rispondere alla domanda in cui mi si chiede se ci sono delle combinazioni di carte che portano a capire se l'amore è karmico, vi do la stessa domanda che vi ho dato prima. Io non vi posso parlare di combinazioni di carte che vi fanno capire se il rapporto è karmico oppure no, perché c'è sempre la variabile delle persone. Bisogna vedere come queste due persone sono, quali desideri hanno, quali esperienze di vita hanno, che tipo di rapporto hanno, che tipo di difficoltà possono esserci. Però in linea generale vi posso dire che prendetelo con le molle, però diciamo che vi posso dire che quando in una stesura vengono fuori delle carte come il diavolo, l'arcano senza nome, la ruota della fortuna, possiamo essere portati a pensare che forse si potrebbe andare ad indagare un pochino di più il concetto di amore karmico. Quindi queste carte, per quella che è la mia esperienza, mi portano un pochino il dubbio. Se sono ovviamente in successione, quindi abbiamo il diavolo, la ruota della fortuna e l'arcano senza nome, perché il diavolo sono le insidie, le tentazioni, la ruota della fortuna in qualche modo indica quando è centrale un blocco, qualcosa che non riesce a muoversi, e l'arcano senza nome è il concetto di trasformazione per eccellenza, perché il rapporto karmico deve portare ad una trasformazione, deve riportare l'equilibrio, deve riparare a delle cose non compiute, quindi diciamo che sono tre carte che io mi sentirei comunque di avvicinare un po' di più al concetto di rapporto karmico, ma ovviamente va sempre considerata la singola stesura e una serie di milioni di cose. Però, tanto per dare una risposta un pochino più da manuale, vi posso dire che per la mia esperienza queste sono le tre carte che io avvicinerei al concetto di rapporto karmico. La seconda parte della domanda invece mi chiede: c'è una combinazione che possa rivelare se quella è la persona della nostra vita o quella con cui ci sposeremo? Io partirei dalla domanda sul matrimonio. Dunque, come si fa a capire da una stesura di carte quando c'è un matrimonio, quando ci sarà un matrimonio? Anche qui ovviamente ci sono sempre le diverse variazioni, però in linea generale diciamo che se abbiamo una carta del seme di coppe, se abbiamo la giustizia e poi magari se abbiamo una carta come può essere il sole, le stelle, il mondo, possiamo pensare che ci potrà essere un matrimonio, perché il seme di coppe indica comunque la sfera dell'affettività, soprattutto se si tratta di una figura di coppe. Poi c'è la giustizia che indica comunque un sigillo, perché il matrimonio è un sigillo. E poi c'è una carta dopo che indica qualcosa di positivo e di luminoso, come ad esempio il sole, il mondo. Quindi può, diciamo, far pensare ad un matrimonio perché sono tre carte che messe vicine in questa specifica successione a me farebbero pensare ad un probabile matrimonio. Quindi queste sono un po' le carte, diciamo, che si possono associare a questo concetto. L'ultima parte della domanda chiede: come si fa a capire dalle carte se quella è la persona della nostra vita? È molto interessante questo concetto, perché in realtà dalle carte non si può vedere se una persona sarà la persona della nostra vita, per un semplice motivo, perché le carte non hanno la facoltà di vedere così tanto avanti. Non si può con le carte vedere tutta una vita intera, perché comunque una vita intera racchiude decenni, quindi ci sono dei decenni da considerare. Immaginate una ragazza di 20 anni che mi chiede se il suo ragazzo sarà quello della sua vita. Come faccio io
a capire se fra 70 anni, perché lei ne ha 20, quella persona lì sarà ancora con lei. È impossibile, perché questo significherebbe che le carte riescono a vedere per un tempo così tanto lungo come 50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 anni. Una vita intera non è possibile leggerla con le carte. Le carte hanno dei tempi limitati. Andiamo da qualche mese al massimo di un anno, quindi quello che io posso dire con le carte è non se la persona è la persona della tua vita, ti posso dire se quella persona sarà la persona con cui starai da qui a un anno circa, quindi se le cose possono andare bene, poi magari si può fare un'altra stesura dopo un po' di tempo, quindi si va avanti insieme alla vita, quindi si fanno le stesure man mano che passa il tempo, ma non è possibile vedere oggi se quella persona sarà la stessa persona con la quale si starà anche dopo 70 anni, 80 anni o quello che è, quindi non è possibile per questa ragione. Perché le carte hanno un tempo limitato e quindi non si può parlare di vita, si può parlare di un periodo che è limitato, perché un anno non è tutta la vita e quindi questa è la ragione. Poi ovviamente si può vedere da un insieme di carte positive, che di solito appunto sono il mondo, le stelle, il sole, insomma queste carte qua che sono quelle diciamo un pochino più luminose, che fanno subito pensare a qualcosa di positivo, se quella persona sarà ancora insieme a noi fra qualche mese, fra un anno, allora sì, ma ovviamente non tutta la vita non si può sapere. Questa è la risposta che io mi sento dare a questa domanda che in realtà era suddivisa un po' in quattro parti. Ovviamente ricordatevi che ognuno ha il suo metodo di lettura, ognuno ha le sue intuizioni, le sue interpretazioni, quindi quello che dico io non è detto che sia la stessa risposta che potrebbe dare un'altra persona che studia i tarocchi. Quindi insomma prendete sempre quello che vi dico come la mia interpretazione, il mio modo, il mio punto di vista. Poi ovviamente ce ne possono essere anche tanti altri. Però in qualche modo spero di aver risposto. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Se avete domande scrivetemelo giù nei commenti. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacio enorme.